Allora, eccoci con un nuovo video. Ci ho messo mezz'ora a posizionarmi perché fuori c'è un sole pazzesco, bellissimo, e volevo evitare di avere tutte le righe della veneziana in questa finestra qui davanti, e quindi ho dovuto cercare la posizione più adatta. Infatti, come vedete, se alzo una mano ho proprio il sole che riflette, perché è davvero una giornata stupenda. Sono anche molto accaldata, quindi mi vedrete un po' tutta sudata, ma non fateci caso. Allora, un video super 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 richiesto da voi, è uno dei tanti video che mi avete richiesto, e quindi ho deciso oggi di dedicarmi a questo e quindi girare proprio questo video solo per voi. Allora, di che cosa si tratta? Si tratta della scopa a vapore. In tantissimi mi chiedete notizie della scopa a vapore, notizie della mia scopa a vapore, come mi trovo, che differenza c'è ad esempio tra la scopa a vapore e la lavapavimenti della Folletto, che differenza c'è fra la scopa a vapore e lo spray mop di cui vi ho parlato non da tantissimo. E quindi in questo video qui cerco un po' di racchiudere tutte queste vostre curiosità. Allora, la mia scopa a vapore è davvero recente perché mi è stata regalata da Alessandra, da mia sorella, a Natale. L'avevo vista lei, me ne ero innamorata. Poi, come noi amanti della pulizia, amanti della casa, tutte le novità ci attraggono e ci fanno sempre venire un po' la voglia di provarle. Quindi quando l'ho vista da lei me ne sono totalmente innamorata, e quindi mi è venuta proprio la curiosità. Allora, lei gentilissima con suo marito e Pietro e Nea a Natale hanno deciso di regalarmela, e da quel momento lì non me ne sono più separata. Allora, come sapete, io ho anche la lavapavimento della Folletto, e anche questo video ve lo lascio qui nel pallino informazioni, così potete vedere tutti e due. E l'amo dalla follia, anche quello lì devo dire che è uno di quegli strumenti che utilizzo tantissimo per le pulizie. Che differenza c'è? Allora, c'è una differenza abissale, perché allora il Folletto, anzi più precisamente la lavapavimenti della Folletto, è uno strumento che aspira e lava nello stesso momento, quindi questa è una comodità che secondo me nessun altro accessorio per la pulizia ha. Cosa fa? Aspira tutto ciò che è per terra e col panno va a lavare il pavimento. È un lavaggio però molto easy, molto semplice, un po' il lavaggio che andate ad esempio a fare con il mocio o con il semplice straccio. La lavapavimenti invece non ha questa funzione qui, quindi dell'aspirare mentre lava, però ha una, diciamo che la pulizia è molto più profonda, molto più intensa e sicuramente molto più importante come tipo di pulizia. Perché? Perché lo dice già il nome, scopa a vapore, quindi butta fuori tutto questo vapore che va a igienizzare il nostro pavimento. Un'altra differenza che c'è fra la scopa a vapore, ad esempio, dalla lavapavimenti, è che la lavapavimenti ha comunque bisogno di un detergente per lavare il pavimento. Invece la scopa a vapore assolutamente non ha bisogno di niente, solo acqua. Io utilizzo l'acqua distillata, più precisamente utilizzo l'acqua che vado a togliere dalla mia asciugatrice, perché è sicuramente meno calcarea rispetto all'acqua normale. Perché non è meglio non utilizzare l'acqua classica del rubinetto? Perché, come vi ho appena detto, l'acqua del rubinetto ha molto calcare, quindi si rischia che questo filetto qua che c'è all'interno della nostra scopa a vapore va ad otturarsi, e quindi la funzione della scopa a vapore non è più ottimale come lo è invece all'inizio, o se andate appunto a utilizzare acqua non calcarea. Quindi io vi consiglio acqua distillata, o addirittura, se avete l'asciugatrice, fare come me, utilizzare quell'acqua lì. Un altro vantaggio della scopa a vapore rispetto ad esempio alla lavapavimenti è che la scopa a vapore è leggerissima, è di una leggerezza, ragazze, pazzesca. Cioè, io mi muovo con questa in maniera davvero molto semplice. La lavapavimenti invece è molto più pesante, e quindi
fate un pochino più di fatica. Tutte e due hanno bisogno di un panno. Il panno, la scopa a vapore, questa qua della Black & Decker, è questo qui. È un panno classicissimo col velcro dietro che voi andate ad applicare alla vostra scopa a vapore. Ha il filo, classico filo, quindi va attaccato assolutamente alla presa. L'unica pecca che posso trovare per quanto riguarda questa scopa a vapore qua è la misura del filo, perché è davvero cortissima. Ho dovuto ricorrere a una prolunga che mi è stata fatta da mio marito per far sì che devo per ogni stanza togliere la spina e andarla ad attaccare da un'altra parte, perché i primi tempi, quando non avevo ancora la prolunga, era davvero un incubo. Attaccavo, staccavo, attaccavo, staccavo, era veramente un disagio e mi passava anche la voglia poi di utilizzarla perché era davvero scomodissima. Invece con la prolunga vado veramente in ogni angolo della casa e mi trovo strabenissimo, strabenissimo. E la mia Black & Decker è una Black & Decker molto, è una scopa a vapore molto basica, non ha tantissime funzioni come magari scope a vapore sempre anche della Black & Decker hanno in più. La mia è davvero semplicissima, è leggerissima, anzi meno costano e più leggere sono e più pratiche sono, quindi questo è un super vantaggio che ha pur non essendo tra le migliori. Io mi trovo benissimo, non ho bisogno davvero di averne una super costosa perché questa fa il suo lavoro in maniera davvero ottima. La straconsiglio perché è leggera, la straconsiglio perché igienizza il vostro pavimento, la straconsiglio perché è davvero pratica, la straconsiglio perché non serve niente se non un panno e dell'acqua. La straconsiglio perché va davvero ovunque e lascia il vostro pavimento perfetto, davvero davvero perfetto. Io ho un grass porcellanato, ho la fortuna di non creare degli aloni, cosa che ad esempio ho delle amiche che sono disperate perché hanno gli aloni provocati proprio dalla scopa a vapore. Questo mi ha spiegato un ragazzo che lavora da Media World, che dipende, me l'ha detto quando sono andata a acquistare i panni, perché purtroppo in dotazione ce n'era solo uno e quindi sono dovuta andarmi a comprare un'altra scatola con altri panni perché ovviamente uno non serve. Io per la mia casa, che sono più o meno 100 metri, ne utilizzo 3, proprio stando larga larga, perché mi piace comunque cambiare il panno e averlo sempre pulito. Comunque, a parte questo, mi aveva spiegato appunto questo ragazzo di Media World, quando sono andata a comprare i panni, che spesso e volentieri i pavimenti lasciano questa patina appiccicosa e soprattutto danno il senso del pavimento macchiato, perché sono causati da tutti i detergenti che noi andiamo a utilizzare, quindi da tutti i detersivi, da tutti i prodotti che appunto utilizziamo per lavare il pavimento. Infatti, dopo che mi aveva detto questa cosa, io ho iniziato ad abbandonare un pochino appunto tutti questi detergenti, solo quello della linea Pulito, ve l'avevo già detto quando vi avevo parlato dello spray mop, mi trovo bene rispetto agli altri che ad esempio compro al supermercato, però ultimamente mi trovo veramente benissimo a lavare il mio pavimento con acqua e un pochino di ammoniaca, me lo lascia profumato perché utilizzo quella profumata alla lavanda, anche se la lavanda non è una di quelle profumazioni che amo, però nell'ammoniaca mi piace, non è molto intenso e quindi utilizzo acqua e ammoniaca, e la scopa a vapore è ancora più top, perché veramente non avete bisogno di un detergente, lava perfettamente, perfettamente, perfettamente. La mia scopa a vapore aveva degli altri accessori che sinceramente non ho ancora utilizzato, cioè l'accessorio è tipo una spatolina che va a pulire, ah no, l'avevo provato una volta per i fornelli, pulisce davvero benissimo, e un altro accessorio invece è quello per i vetri, ma che ahimè non ho ancora provato, al massimo il giorno che lo proverò farò un video così mi vedrete all'azione proprio la prima volta dell'utilizzo di appunto questa funzione qua, e basta. Spero di avervi dato un po' di indicazioni, di avervi fatto un po'
capire la differenza che c'è tra la scopavapore e la lavapavimenti, perché è veramente una delle domande più frequenti che vi fate, me l'avete davvero chiesto in tantissimo. Consiglio la scopavapore? Assolutamente sì. Consiglio la scopa a vapore, consiglio la Black & Decker, anche se ce ne sono in commercio davvero tantissime. Anche Lidl spesso e volentieri ha in offerta scope a vapore e mi hanno detto essere davvero funzionali, quindi credo di potermi esprimere in questo, quindi dare il consiglio anche su queste, dare un consiglio positivo anche su queste scope a vapore che ci sono ad esempio alla Lidl spesso e volentieri, perché davvero me ne hanno parlato benissimo. Quindi finisco questo video dicendovi nuovamente sì alla scopa a vapore, perché è top, e basta. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa essere stato utile e possa avervi soprattutto chiarito un pochino le idee. Io con questo video qui vi saluto, vi mando un grosso bacione, ringrazio tutte le nuove iscritte e saluto anche le vecchie. Io con questo video qui appunto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!